Appassionate ed appassionati di campo, Juventine e Juventini, benvenuti a JB Zona, in orario ancora più serale dell'ultima volta, nel giorno dopo la sedicesima vittoria della Juventus in questo campionato, 3-0 a Lecce, vittoria che ci ha permesso di sorpassare l'Inter in classifica, l'Inter che ovviamente ha una partita in meno, dovrà recuperarla più avanti. Vittoria Lecce senza discussioni, vittoria meritata, nella quale abbiamo visto ancora un Vlahovic in grande spolvero. Saluto tutti i nostri affezionati amici della chat, chi segue JB Zona con passione, con interesse, non manchiamo mai, anche dopo questa vittoria. E dopo la finale di Supercoppa Napoli-Inter, che però a noi in questo momento non interessa, ne parleremo dopo a Juventus. Saluto i miei collaboratori di campo, fedeli collaboratori di campo. Stasera parto da Leo. Ciao Leo. Ciao, ciao a tutti, ciao mister, ciao Joe. E con noi anche Gio, eccolo. Ciao a Ciao Gio. tutti, ciao mister, ciao Leo. Allora, stasera parliamo molto velocemente, faremo una puntata molto sprint, molto intensa, faremo un'analisi, della vittoria della Juventus, le difficoltà del primo tempo, che è finito 0-0, e poi quello che è successo nel secondo, diciamo la svolta che ha permesso alla Juve di sbloccare il risultato e poi diciamo di giocare un po' sul velluto, ecco, nel secondo tempo. Quindi parleremo un po' di tutto, faremo anche un piccolo approfondimento, spero costruttivo, su Miretti, il giocatore un po' più criticato della partita di ieri. Faremo vedere alcune slide degli errori che ha fatto, dei problemi che ha in campo in questo momento e cercheremo di spiegarne i motivi, ecco. Prima di iniziare con le slide a nastro, voglio chiedere a voi, a Gio Leo, come avete visto la partita e il momento della Juventus. Io vedo sempre più consapevolezza nei propri mezzi e questo è sicuramente di partita in partita un vantaggio. Continuare a far crescere questa consapevolezza ci porterà allo scontro diretto, non dico a giocarcela alla pari, ma comunque dire la nostra anche a San Siro. Come la pensate, Gio? Ma io ti dico, la partita è stata un po' come me l'aspettavo, nel senso che sapevo che Lecce avrebbe fatto una partita, insomma, mettendola sul ritmo, ma che poi inevitabilmente sarebbe un po' crollato. La Juve, secondo me, ha fatto comunque la Juve. Abbiamo avuto, secondo me, delle occasioni per segnare anche nel primo tempo, dove abbiamo sbagliato l'ultima giocata o comunque non siamo stati magari bravi come magari in altre circostanze. Però sì, sono d'accordo con te quando dici che c'è proprio la consapevolezza. Per esempio, nel secondo tempo sono entrati e io ho visto. Cioè, avevo la sensazione che comunque il gol lo potessimo fare in qualsiasi momento, quindi sì, buone sensazioni proprio da parte della Juve, proprio molto buone. Leo, anche secondo te dopo Lecce l'olio in padella è arrivato in temperatura? Come dice My Bloody Juventine. Era già bello, bello caldo da qualche settimana, dai. No, ma a me è piaciuta anche nel primo tempo la Juve ieri, devo essere sincero, nel senso che il ritmo era molto alto, il Lecce ha fatto un primo tempo molto fisico, l'avevamo già detto anche la scorsa settimana, però la Juve le accetta queste partite qua, e comunque nel primo tempo ha avuto due o tre potenziali occasioni grosse, dove è mancato l'ultimo passaggio. Si poteva far gol, anche Lecce si è reso pericoloso un paio di volte perché Bremer ha fatto un'altra grande partita, ma Krstović a me è piaciuto un sacco nel primo Sì. tempo, ha dato battaglia, quindi
Bene, poi nel secondo tempo effettivamente un po' i cambi, un po' Lecce, qualche spazio tra i reparti, tra le due linee ce l'ha lasciato e lì Ildiz è andato a far male e quindi poi una volta che ha sbloccato il risultato è stato tutto più semplice. È una squadra che non si accontenta, questo lo voglio dire perché molto spesso eravamo abituati 1-0, abbassavamo un po' il baricentro. L'abbiamo ieri abbassato dopo il 2-0 un pochino, ma nemmeno troppo. E quindi vedo ancora un'ulteriore crescita. Per cui. Guarda, Leo, su questa cosa io ho proprio isolato un paio di slide, perché tra il primo e il secondo gol sono passati 10 minuti e in quei 10 minuti la Juve, come hai detto te, non si è abbassata. Ha portato tanti uomini dentro la metà campo del Lecce, ha cercato di recuperare palla e gestirla, però all'interno della metà campo del Lecce. E questa cosa fa ancora di più capire quanto questa squadra abbia ormai acquisito una mentalità, come dire, una consapevolezza della propria, non dico propria forza, perché secondo me sono ancora, sanno benissimo che ci sono dei limiti, però comunque sanno che le partite comunque le possono vincere, quindi è una Juve un po' diversa rispetto a quella dell'inizio. Che appunto faceva il gol, si abbassava, difendeva, cercava comunque di portare a casa il risultato. Nelle ultime giornate abbiamo visto una Juve che ha cercato anche di andare a segnare più gol, continuare a pressare alta. Quindi, insomma, secondo me questo è anche frutto degli ottimi risultati che stanno venendo, delle tante vittorie, credo siano 5 consecutive, se non erro. E quindi, insomma, ripeto, i risultati fanno tanto, nella testa dei giocatori e appunto mi aspetto di vedere questa Juventus anche nello scontro diretto, perché quello, a livello psicologico, a livello mentale, secondo me è molto importante. Okay? Poi magari non è decisivo per il risultato finale, però comunque rimane. Dal punto di vista mentale, uno scontro importante, perché insomma, chi dovesse perdere potrebbe appunto mollare un pochino di motivazione. Ecco. Non è detto, però comunque può succedere. Ecco, a livello di prima di iniziare con le slide, volevo chiedervi a livello di singoli, ecco, chi avete visto più in forma della Juventus? E quando dico in forma non parlo solo dal punto di vista atletico, ma anche dal punto di vista delle motivazioni mentali, eccetera. Un paio di nomi per entrambi, Leo. Io ti dico Locatelli, sicuramente, perché ha fatto una partita pulitissima tecnicamente. Ogni tanto ha queste aperture sbagliate, no? Questi lanci che non vanno a buon fine. Invece, ieri ha giocato molto ordinato, pulito, mi è piaciuto molto. E fisicamente l'ho visto ancora in crescita. Poi non riesco a non dire Cambiaso perché. Comunque entra nelle azioni decisive anche nel primo tempo, dal suo lato riuscivamo quasi sempre a sfondare, continuo, nei 90 minuti, sempre, lo trovi sempre dentro la partita, quindi Cambiaso e se me ne fai dire un terzo, escluso Vlahovic e Bremer, esclusi Vlahovic e Bremer che hanno segnato, ti dico Ildiz, perché ha passato mezz'ora a cercare di capire dove mettersi in campo nel primo tempo. E poi però quando ha avuto l'occasione ha inciso ancora. Quindi bene. Gio? Ma sì, io sono d'accordo con Leo, dicevamo anche ieri sera. Secondo me a me Locatelli ha oggettivamente impressionato perché secondo me sta crescendo molto nella parte di costruzione. Cioè, l'abbiamo visto interdire per un anno e mezzo, diciamo, però invece adesso secondo me probabilmente aiutata dal fatto che giochiamo un pelo più avanti e quindi va anche a recuperare palla più avanti. Ancora ieri io ho visto che è andato lui su Ramadani molto spesso, anziché come facevamo prima, diciamo magari, ne so, la seconda punta,
Quindi devo dirti, uno su tutti, Locatelli, mi è piaciuto molto, lo dicevo anche ieri sera. Secondo me, direi che è stata una delle sue partite migliori, anche perché poi dobbiamo tener conto di una cosa, che alla Juve mancava probabilmente il giocatore che in una partita fisica così come quella di ieri è molto importante, che è Rabiot, e quindi direi Locatelli. Sì, volevo sottolineare questo messaggio, ha ragione del Boy Bosnia, perché parliamo dello scontro diretto, ma in mezzo c'è l'Empoli, Empoli che ha cambiato l'allenatore, che ha vinto 3-0 contro il Monza, quindi giochiamo in casa, ma ovviamente quei tre punti devono essere assolutamente fatti, quindi in un modo o nell'altro, per presentarci sabato sera alla partita dell'Inter con un più 4. E, insomma, l'Inter giocherà a Firenze senza due giocatori, come uno Barella e Çalhanoğlu, che saranno squalificati, e quindi insomma sarebbe molto importante arrivare con quel vantaggio. Ecco, io sono d'accordo con voi, metto anche Vlahovic al di là dei gol, perché secondo me Vlahovic sta giocando bene anche tecnicamente, e vedremo per esempio l'azione del primo gol, parte da un suo passaggio di prima che smarca McKennie al centro del campo, e insomma lo vedo molto più presente, sia fisicamente, l'ha ammesso anche lui, che sta bene, sia proprio tecnicamente, gioca più pulito, prova di più la giocata anche dentro l'area, quindi Vlahovic, al di là dei gol, secondo me i gol sono una conseguenza di questo atteggiamento, ecco, lui si sta bene e quindi è tornato a fare quello che sa fare. Ecco, prima di passare alle slide volevo ricordare a tutti che la JB Zona la potete trovare anche su YouTube, molto probabilmente da domani mattina, quindi saluto anche coloro i quali non ci seguono in diretta, ma vedranno, recupereranno poi questa puntata su YouTube. E volevo ricordare che se volete commentare quello che diciamo, poi noi risponderemo ovviamente a domande o osservazioni dal punto di vista tattico su quello che sulle cose su cui abbiamo discusso durante la live. Io direi di partire con le slide, andiamo proprio spediti e partiamo dal primo tempo. Allora, il primo tempo la Juve l'ha cominciato come lo comincia solitamente, quindi con grande pressing, pressing ultra offensivo, lo vediamo anche qua subito all'inizio, siamo al minuto 35, qui vediamo subito le due punte sui centrali che costruiscono dal basso, e in questo caso Miretti è quello che si alza inizialmente su Ramadani, no? Che è il loro play davanti alla difesa. Vedete poi Locatelli, McKennie, Kostic sempre molto alti a cercare di bloccare la costruzione dal basso e costringere il portiere a fare dei lanci lunghi. Vedete anche questa situazione qui, dopo un minuto è Locatelli che va sul play e Miretti invece si mette sulla mezzala, quindi comunque a cercare di pressare subito alto il Lecce. Questo pressing è continuato praticamente per almeno un quarto d'ora, ecco, da parte della Juventus. Poi la Juve si comporta sempre così, cerca di aggredire alta, ma comunque se non dovesse riuscire a prendere la palla, si ricompatta subito velocemente dentro la propria metà campo, mettendosi con il classico 5-3-2. Ovviamente in questi minuti il Lecce non ha fatto altrettanto. Cioè, è stato anche Lecce molto aggressivo, la Juve faceva fatica a venire fuori, ci ha provato, vedete qui per esempio Szczęsny, palla su Bremer, laterale corta, e vedete subito le coppie che si formano in mezzo al campo, e quindi le due mezzali vanno a pressare Miretti e Locatelli, che scendono per andare ad aiutare nella costruzione. In altre situazioni
vediamo qui Danilo in possesso palla, vedete subito come sono aggressivi a metà campo i giocatori del Lecce. Ecco, questa aggressività ha creato dei problemi alla costruzione della Juventus. Infatti nel primo tempo abbiamo visto diversi lanci lunghi, perché poi la Juve è così, cerca di costruire, ma se c'è una squadra troppo aggressiva non rischia. E quindi ci troviamo in situazioni di questo tipo. Vedete qui per esempio Danilo che lancia lungo, quando magari poi può tornare indietro su Szczęsny e uscire da un'altra parte. Qui vediamo lo stesso Szczęsny che può giocare la palla e invece cerca l'uscita laterale lunga. Questa è un'altra situazione in cui Danilo ha la palla e viene pressato e cercherà anche qui la palla lunga. Ecco, questi lanci, diciamo, hanno creato difficoltà nel primo tempo, perché sembrava la squadra spaccata, avevamo le punte davanti e tutto il resto dietro. Non è successo come nelle altre partite, però è una nostra caratteristica. Nel momento in cui le squadre avversarie ci pressano così forte, diciamo che non rischiamo, ecco, non siamo una squadra che palleggia tantissimo sotto pressione. Szczęsny è uno che se vede qualche qualche compagno marcato rinvia lungo. L'avete visto anche voi questo? Cosa ne pensate di questo aspetto della Juventus? Cioè, secondo voi fa bene a fare in questa maniera, o comunque per cercare di venire fuori dalla pressione bisognerebbe cercare di palleggiare un po' di più, anche se gli avversari vengono a prenderti uno contro uno? Io credo sia... Io credo che sia una questione di... secondo me, io ho visto che in alcune partite magari lo fa un po' di più e in alcune partite invece, come questa volta per esempio, come dire, tra virgolette, abusa un po' del lancio lungo. Secondo me anche il lancio lungo può essere una cosa fatta bene, cioè se fatta bene, cioè, può stare come arma, cioè non devo per forza perdere palla davanti all'area e rischiare di prendere gol. Quindi ci sta questa alternanza. Ecco, probabilmente l'assenza di Rabiot ti penalizza un po' da questo punto di vista, perché quando vuoi giocarla sul lato la giochi sul centrocampista, probabilmente o su McKennie o su Rabiot, perché sono i due fisicamente credo più forti di testa, quindi un po' c'era questa cosa qui. Però io sono sempre per non rischiare, devo dire, forse sono un po' anziano in questo. So che porta dei vantaggi il fatto di uscire dal basso, però tante volte secondo me c'è troppo rischio e quindi sono d'accordo nel lanciare, ecco, mettiamola così. Ecco Leo, voglio chiederti rispetto a questo discorso qui della costruzione dal basso. Ecco, secondo te i tanti errori di Miretti in uscita hanno un po' condizionato il resto della squadra? Perché dal punto di vista fisico era nettamente sovrastato dal suo avversario a centrocampo. Quindi tante volte ha perso pallone perché nel contrasto non riesce proteggerlo, altre volte perché sotto pressione sbaglia tecnicamente. Quindi secondo te questo, diciamo, la prestazione negativa del primo tempo di Miretti ha condizionato un po' la squadra nell'uscita, ecco, in questo discorso dell'uscita dal basso? Ma non c'è dubbio, il linguaggio del corpo di qualche compagno parlava chiaro ieri nel primo tempo. Dopo 2-3 appoggi sbagliati Locatelli l'ha richiamato, qualcun altro, adesso non mi ricordo chi, ha avuto un mezzo battibecco come per cercare anche un po' di spronare il ragazzo, che era evidentemente scosso dopo 2-3 giocate sbagliate e poi non si è più ripreso. Quindi sì, ti dico di sì. Sul discorso del lancio lungo volevo aggiungere una cosa. È vero che ogni tanto ne abusa, però io ho notato anche che è un lancio diverso rispetto al passato. Cioè, io mi ricordo i primi 2-3 mesi era molto spesso un lancio a cercare di respirare, cioè vi do la palla a voi, mi metto a posto.
Ieri, per esempio, due o tre volte ho notato un lancio di Chesney, soprattutto un po' più morbido, quindi non il lancione classico per guadagnare 50-60 metri, ma un po' più morbido per consentire alle mezzali fondamentalmente di andare un po' più vicino a Vlahovic. Un paio di volte siamo riusciti a combinare e essere pericolosi, quindi è un po' cambiata questo modo di lanciare. E un'altra cosa importante che ho notato è che secondo me il lancio lungo lo fa la Juve quando non riesce a fare le sue cose, cioè quando non riesce a fare l'uscita per esempio da destra, quella classica con l'esterno che viene dentro il campo, allora torna indietro e fa il lancione, però prova. Io invece mi ricordo che appunto i primi 2-3 mesi non ci provava nemmeno, quindi quello è un automatismo che cerca, fa il giro palla, poi non riesce, allora a quel punto, soprattutto se l'avversario è aggressivo come ieri nel primo tempo, diventa una soluzione. Però mi sembra che 2-3 volte non è riuscito ieri, cioè abbiamo proprio buttato palla di là, però in altre occasioni è andata bene, è andata meglio. Ecco, in costruzione io ho notato alcuni aspetti che avevamo già notato nella partita precedente, nella vittoria precedente, ovvero Locatelli che si abbassa sulla linea dei difensori centrali e Danilo invece che si alza. Qui vediamo che è più il Diz che viene incontro a prendere il pallone rispetto a Miretti, proprio per cercare questo passaggio verticale, perché il Diz è un giocatore che a questo stop orientato fatto in maniera perfetta e può poi puntare la porta. Quindi vedete qua sempre Locatelli in possesso palla, Danilo si alza al suo posto ed è il Diz che si mette sulla linea di passaggio, mentre vedete Miretti più avanzato. Ecco, ritornando al discorso di Miretti, ci sono diverse situazioni in cui abbiamo visto Miretti in difficoltà. Ecco, l'abbiamo visto in difficoltà tecnica, vedete qua gli viene giocata una palla da Locatelli, tenterà di girarla sulla fascia, sbaglierà tecnicamente e la giocherà sul giocatore del Lecce, il quale poi andrà a infilarsi nella stessa zona dove ci sono tutti i giocatori. Se vedete, quasi nel cerchio di centrocampo c'è un suo compagno, con un po' più di lucidità, se viene servito quel compagno, ci attaccano la difesa frontalmente, quindi un errore che poteva costare. Ecco, qui al limite dell'area recupera un pallone, ma lo perde subito proprio perché nel contrasto diciamo il giocatore del Lecce ha la meglio, e Miretti sappiamo che fa veramente fatica a tenere palla quando è attaccato da un avversario. Questa è un'altra situazione veramente incredibile, non so se ve la ricordate. Sì, sì. Miretti che guardate, con due giocatori di fronte, sbaglia il passaggio, la dà orizzontale nel cerchio di centrocampo e qui partirà un contropiede del Lecce che è pericoloso, che poi verrà sventato dalla difesa, dai difensori centrali, ma una situazione davvero molto, molto rischiosa per la Juventus. Ecco, questa è l'azione finale, ve la ricordate, dove lui va via molto bene sulla fascia, ma poi quando entra dentro l'area si vede che vuole fare questo passaggio all'indietro su Vlahovic, che sta arrivando a rimorchio, ma sbaglierà il passaggio e la giocherà sul difensore del Lecce. Ancor di più, secondo me, fa capire quanto il ragazzo sia in difficoltà, non solo fisicamente, ma a tenere il centrocampo, ma anche tecnicamente, ma soprattutto nelle scelte. È questa azione qui, questa è l'azione durante la quale lui cercherà di arrivare al tiro, un giocatore del Lecce lo anticiperà, esatto, si fa fregare la palla, fischia il fallo a favore del Lecce. Ecco, guardate qua Kostic in che situazione si trova. Qui una palla scaricata su Kostic lo manda in porta, invece Miretti non alzerà neanche la testa e andrà a spostarsi, diciamo, più sulla destra, andando poi a cercare un tiro che non riuscirà, perché con questo spostamento verso destra, vedete, i difensori del Lecce che stanno rientrando riusciranno a riprenderlo. C'è quindi anche mancanza di lucidità
da parte del ragazzo. Ecco, secondo me, insomma, un giocatore che viene scelto spesso come titolare quando mancano, diciamo, i titolari del centrocampo, ma viene costantemente sostituito o nell'intervallo o dopo 10 minuti, è un giocatore che è in difficoltà. Poi Miretti ha 20 anni, può crescere, possiamo dire tutto quello che vogliamo su di lui, ha fatto un inizio, diciamo le prime partite, l'esordio alla grande, sembrava veramente un giocatore in prospettiva molto importante per la Juventus. In realtà poi dopo ha avuto un'involuzione e adesso lo stiamo notando tutti, nel senso che è un giocatore che corre molto, molto generoso, che si impegna, lavora, però fa degli errori incredibili a centrocampo, e secondo me magari con Lecce te la puoi cavare, con le prime squadre della classifica puoi veramente fare fatica. Ecco, quindi non era per evidenziare solo gli errori di Miretti, ha anche fatto delle cose buone nel primo tempo, però secondo me quando perdi, vai in doppia cifra nei palloni persi in un tempo, allora anche 90 minuti sarebbe grave, in un tempo ancora peggio. Ma poi vi faccio vedere, passiamo così al secondo tempo, durante quale, cioè, che faremo del secondo tempo faremo vedere questa azione del Lecce molto, cioè, che è pericolosa dei primi secondi, e poi le azioni dei gol, così poi andiamo in chiusura e passiamo la palla a Juventus. Ma l'azione del Lecce nasce ancora da un errore di Miretti, perché esce in pressing su Gio, ricordami il nome della mezzala, Cabà. Che ovviamente è fisicamente più forte, ha molta più prestanza di Miretti. Qui Miretti esce in anticipo, ma il giocatore del Lecce praticamente lo aggirerà fisicamente, proteggendo il pallone, e in 3 passi gli dà 2 metri. Qui poi, appunto, siccome la Juve era tutta avanzata nel pressare, vedete Kostic dov'è, e si apre quel corridoio nel quale verrà servito l'esterno alto del Lecce, e ci sarà quell'azione con Bremer che poi farà l'intervento a chiudere. Però il tutto nasce da un'azione di pressing non tanto incisiva da parte di Miretti, e secondo me questa azione ha fatto decidere ad Allegri di cambiarlo, perché veramente dopo tutti gli errori del primo tempo e ricominci il secondo e rischi dalla sua parte, allora secondo me l'allenatore un pensiero per correggere la situazione lo fa, e infatti dopo neanche 10 minuti ci sarà l'ingresso di Uea. Sì. Ma posso fare una domanda, provocazione? Sì. Ma se non fosse una mezzala, Miretti? Cioè, a me sembra che lui in quel ruolo lì faccia fatica fisicamente, ma anche tecnicamente, nel senso che sbaglia le scelte da mezzala. Cioè, esagero, però mi sembra un trequartista messo a fare la mezzala, no? Nel senso che lui, secondo me, quando ha un po' di campo, come nell'occasione che hai fatto vedere tu, mister, dove poi sbaglia il passaggio. Il passaggio. Sì. Lì si muove bene perché ha campo davanti, legge benissimo la situazione, vede lo spazio vuoto davanti, non è un velocista ma si butta avanti la palla e guadagna 25-30 metri in un amen. Per quello dico che è una giocata, cioè mi sembra veramente quasi un trequartista. Cioè, però in realtà all'inizio lo faceva giocare sempre trequartista e non è che avesse reso granché. A quel punto mi viene utile come risorsa, sì. Come dicevo settimana scorsa, no? Mezz'ora dalla fine sono 0-0 in casa con l'Empoli, ok? Passo al 3-4-1-2 e gli faccio fare quel ruolo lì. È una mezza provocazione, poi magari non cambia mai Allegri da quel punto di vista. Però ma no, io ti dico, secondo me lui è molto bravo a giocare. Non è un rifinitore, è vero. Non ha rifinito. Ma lui è bravo a giocare tra le linee, quello sicuro. Esatto. Perché è bravo a farsi trovare smarcato. Sì. Quando deve coprire troppo campo, secondo me fa fatica.
e lo stiamo vedendo costantemente. Però è vero anche che quando giocava tra le linee dicevamo tutti ma non è un trequartista, è una mezzala. E in realtà diciamo le prestazioni da mezzala ti fanno pensare che forse non è neanche una mezzala, o comunque che debba ancora crescere tanto da mezzala, e secondo me deve anche crescere fisicamente, perché non c'è dubbio. O sei un fenomeno tecnicamente, quindi sei piccolino, sei tecnico e comunque non reggi dal punto di vista fisico, ma tecnicamente te li metti tutti in tasca. Lui in questo momento fa anche degli errori tecnici un po' gravi, banali, ecco, a centrocampo. Sì, sì. Fa ripartire la squadra avversaria. Poi se tu fai ripartire Lecce, magari la difesa riesce a chiudere. Se tu fai ripartire l'Inter, magari il gol te lo fa, per esatto. dirne una a caso. Ecco, al 55esimo esce Miretti, entra Weah. E cosa succede? Weah si mette a fare il quinto, McKennie fa l'interno di centrocampo dalla sua parte, quindi incominciamo a rivedere di nuovo gli scambi di posizione tra Weah e McKennie, e Cambiaso, che giocava quinto a destra, viene messo a fare la mezzala sinistra. E qui secondo me cambia tutto, perché Cambiaso ha più intraprendenza, ha più pulizia nel passaggio, entra nell'azione del gol, si butta dentro ogni volta che la palla ce l'ha Locatelli, va dentro, e quindi cambia. Poi dopo 4 minuti segniamo il gol e quindi salta all'occhio questo cambio. Vedete qui Cambiaso, subito dopo la sostituzione di Miretti, qui addirittura Weah, vedete, lo vediamo nell'interno come interno di centrocampo, perché McKennie si è spostato a destra. Ecco qui palla Locatelli, guardate come Cambiaso subito si butta ad attaccare la linea difensiva. Qui lo vediamo un po' meglio nella fase di non possesso, vedete, fa proprio il ruolo della mezzala insieme a Locatelli. Ecco, cosa è successo nei gol? Andiamo a vedere le azioni dei gol. L'azione del primo gol parte da un contropiede, secondo me, fatto in maniera perfetta, perché la palla arriva a Vlahovic e giocherà di prima verso il centro su McKennie, che si inserisce. McKennie supera la metà campo col pallone e poi gioca questa palla a mezza altezza su Ildiz. Qui sono riuscito proprio a fermare il fotogramma in cui Ildiz salta e stoppa questo pallone in maniera incredibile, la mette giù e attacca frontalmente i due centrali del Lecce. Nel momento in cui arriva al limite dell'area spara un tiro con grande potenza, il portiere non riesce a trattenere, vedete subito come Cambiaso e Vlahovic, che erano partiti insieme a McKennie, si portano dentro l'area di rigore, vedete come attaccano in quattro. Cambiaso andrà a recuperare il pallone respinto dal portiere, ed è qui la differenza. Abbiamo visto prima Miretti un paio di volte al limite dell'area, dentro l'area, sbagliare la scelta. Qui Cambiaso mette un cross perfetto per Vlahovic, lo va proprio a cercare di sinistro, e Vlahovic farà secondo me un gran gol, perché non è facile girare quella palla in quella maniera al volo, e invece lui cross lento, ci riesce. Cross lento preciso, e riesce a segnare. Quindi Cambiaso spostato da mezzala, subito protagonista, subito lucido, subito pulito, subito tecnico. Risalta, cioè subito fa vedere che è un giocatore che secondo me può veramente giocare ovunque in questo momento la Juventus, perché ha quella, come dire, ha quella lucidità mentale per poter fare tutti i ruoli. Ma assolutamente, secondo me la cosa più intelligente che fa qui Cambiaso è che quando recupera palla si rende conto che la può mettere solo così, perché ha quattro giocatori davanti, quindi bassa e forte non la può mettere. Vlahovic non gli fa il movimento venire incontro, quindi la alza morbida, e poi Vlahovic fa un gol difficilissimo, bello. E come dicevo prima, tra il primo e il secondo gol passano 10 minuti, ma vedete, dopo il primo gol la Juve rimane aggressiva. Qua vediamo quanti giocatori della Juventus sono a ridosso dell'area di rigore del Lecce. Siamo in vantaggio 1-0 e la Juve rimane alta, non si chiude,
cerca di riconquistare palla nella metà campo avversaria, questa è un'altra situazione. Questa è una palla riconquistata nella loro metà campo. Vedete, Locatelli gioca palla, qui poi la allargherà su Weah, ma vedete centralmente quanti giocatori ci sono: c'è Vlahovic, Yıldız, c'è McKennie, c'è Cambiaso. Quindi sull'1-0 comunque la Juve rimane alta e aggressiva e questo porterà a fare il secondo gol, perché la palla sull'azione del secondo gol viene riconquistata da Locatelli che farà questo cambio, è praticamente un calcio d'angolo che viene respinto dalla difesa del Lecce, la palla arriverà a Locatelli che rilancerà subito su Kostić, ecco perché lo vediamo a destra, perché il calcio d'angolo l'ha battuto lui, mentre McKennie vedete che attacca bene il secondo palo, qui Kostić disegna una traiettoria perfetta per McKennie sul secondo palo che colpirà di testa e poi Vlahovic la butterà in rete. Questa è l'azione del secondo gol. Ovviamente dopo il 2-0 la partita finisce. Ecco, da quel punto di vista lì la Juve riesce a gestire il pallone, ci sono anche altri cambi, entrano Milik, entra addirittura Alexandro a giocare come quinto al posto di Cambiaso, entra Ealing che inizialmente si mette a fare il quinto e poi va a fare la mezzala al posto di Cambiaso, ma comunque riusciamo a fare anche il terzo gol a 6 minuti dalla fine, al 90esimo. Insomma, secondo me il secondo tempo ci ha detto che abbiamo qualche soluzione in più che secondo me Allegri deve incominciare a sfruttare fin dall'inizio e non a partita in corso. Ovvero, se ti manca un centrocampista, probabilmente in questo momento è meglio far giocare Cambiaso che Miretti. Non so come la pensate voi. O Nico Sì. Russi Caviglia, o comunque trovare delle soluzioni differenti. Come la Sì, io sono pensate? d'accordo, io sono d'accordissimo, continuo a dire che va ritagliato un ruolo diverso per Miretti, che è quello appunto l'ultima mezz'ora, un ruolo diverso sia come minutaggio che tecnicamente, cioè andarlo a collocare in maniera un po' diversa. E arrivo a dirti, mister, che magari possiamo vedere in qualche scampolo in più anche Nonge in quel ruolo lì. Comunque nelle due o tre Esatto. apparizioni che ha fatto fisicamente ha fatto vedere di starci come, anzi ha un'arroganza anche fisica in alcune giocate che mi intriga. Poi magari, ripeto, magari ce la caviamo con Cambiaso e va bene, però qualche soluzione in più concordo Ora, che ci vuole. per rispondere a questa domanda di Juventino in trincea, io non lo so se vedremo Cambiaso al posto di Rabiot. Io dico solo che se l'allenatore sceglie un giocatore dall'inizio e lo toglie nel primo tempo, dopo 10 minuti del secondo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Perché dal punto di vista atletico, 55 minuti ce li hai e come, e ne hai molti di più. Quindi Miretti è stato tolto perché non era in giornata. Ma se noi andiamo a vedere le statistiche di Miretti, Sempre sono tante le sostituito. partite, sempre Sì. sostituito, sempre. E quindi vuol dire che Allegri gli dà fiducia, tanta, ma poi dopo la partita, la prestazione lo porta a toglierlo. E allora a questo punto, secondo me, forse è il caso di trovare, in attesa di magari risolvere il problema con il mercato, se succederà, di trovare altre soluzioni in caso di assenza o di Rabiot o di Locatelli o di McKennie, ecco, io penso questo, perché con le squadre più forti, secondo me, non ce la possiamo cavare con queste prestazioni così e poi lo devi togliere. Cioè, è un giocatore che regali all'avversario, questo è quello che penso io. Volevo fare un giro per chiudere, visto che dobbiamo chiudere, in vista Empoli. L'Empoli ha cambiato allenatore, sicuramente avrà più motivazioni. Ecco, secondo voi Allegri dovrà confermare la coppia d'attacco Vlahovic-Yıldız o ci potrà essere magari un cambio, magari potremo vedere Milik? Ma secondo me, se Yıldız sta bene, non vedo perché cambiare oggettivamente. Ci può stare, secondo me. Al massimo,
Sì, sai, mister, dipende sempre un po' molto da come stanno fisicamente i giocatori, cioè anche Vlahovic ne ha giocate tante adesso ultimamente, e quindi potrebbe anche essere che dà un cambio anche a lui. Però in questo momento, se ho delle certezze, me le tengo, ecco. Se Continuiamo con posso, il cioè, esatto. dico, sì. Con il Sì, Leeds, no, anch'io. Vlahovic ha fatto 6 gol nelle ultime cinque Capito, partite. cioè, quindi Un motivo ci direi. sarà. Sì. Perché comunque gli toglie un po' di attenzioni, Certo. perché comunque anche ieri si è visto che Lecce spesso andava a raddoppiarlo, a triplicarlo Yıldız, poi un paio di volte è venuto anche fuori. Sai cosa ti dico, Leo? Non solo gli togli attenzione da parte dei difensori, ma riceve attenzioni da parte del compagno d'attacco. Eh Sì, sì, è non c'è dubbio. uno che abbassa la testa e va, difficilmente gioca per l'altra punta. Invece Yıldız si vede che gioca per l'altra punta. Gioca per tutti, Quindi, Yıldız. esatto, Sì. quindi ovviamente Vlahovic trae vantaggio da questa cosa. Bene, ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per questa analisi intensa e veloce, come deve essere la Juve contro l'Empoli. Sicuro. Ci vediamo sicuramente dopo la partita con l'Empoli. Lo so, tornerà sicuramente Luca, che oggi era a Roma per la presentazione del libro di Massimo Zampini. Quindi lo ritroveremo sicuramente lunedì, diciamo, per analizzare Juventus-Empoli, sperando di mantenere, magari aumentare il vantaggio sull'Inter in vista dello scontro diretto. Vi ricordo che la puntata, per chi vorrà recuperarla, sarà messa su YouTube penso domani, quindi saluto tutti, ringrazio Gio, grazie Gio, Ciao mister, a tra alla poco. prossima, grazie, a fra poco, grazie Leo, ci vediamo dopo. Ciao mister, grazie a te. Ciao a tutti e buona serata. Ciao. Ciao.